Voracci, il primo a riconoscere questo storico arcade e a scrivere correttamente Dynamite Cop è stato Apollo Giustizia, mentre la risposta più bella è stata quella di Drift Cujo, i ninja di Nintendo appena scarichi una ROM di Earthbound. E guardate che come scenario non è poi così realistico, quindi state molto attenti. Bene, andiamo avanti, silenzio in sala. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza voce. Quella di oggi sarà una puntata raffreddatissima, credo si intuisca il perché. Chiuderemo la settimana in bellezza parlando di rumor, speculazioni e prediction, appoggiandoci alle parole di un famoso insider, Nate The Eight, nome che in passato si è dimostrato ben informato in più di un'occasione. Non si tratta di notizie certe al 100%, ma in ogni caso sarà molto interessante discutere assieme di queste prospettive. E vi assicuro che Nate ha sganciato delle vere e proprie bombe. Prima di iniziare però, poracci, io sono senza voce, ma confido in voi. Sono sicuro che ormai abbiate capito come si conquista in modo non violento YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo però con qualche notizia al volo. Buone notizie per chi aspetta con trepidazione l'arrivo di Steam Deck. Valve ha infatti dato degli importanti aggiornamenti sullo stato dei pre-order. Tramite un community post, il colosso capeggiato da Gabe Newell ha rassicurato gli utenti che hanno effettuato il pre-order lo scorso anno. Nonostante le mille difficoltà incontrate durante la produzione, le prime console saranno pronte per essere spedite a partire da fine febbraio. Manca quindi veramente pochissimo. Inoltre Valve ha lavorato per ottimizzare il programma verificato su Deck, ovvero il database che consente di capire la compatibilità di un determinato titolo sulla piattaforma portatile. Non vi nascondo che io sono in super hype per questa console. Voi invece avete effettuato la prenotazione? Ancora più imminente è invece l'arrivo della Hitman Trilogy, la raccolta che proporrà in un unico pacchetto gli ultimi tre stealth game che hanno visto come protagonista il pelatissimo Agente 47. Il publisher IO Interactive ha annunciato che la trilogy arriverà praticamente su qualsiasi piattaforma immaginabile, ad esclusione di Switch, ma cosa ancora più importante, sarà disponibile all'interno del Game Pass a partire dal Day One, il 20 gennaio. Sicuramente un'ottima occasione per provare finalmente alcuni dei titoli più apprezzati dalla critica negli ultimi anni. Voi avete mai giocato a uno dei tre Hitman? Magari, che ne so, in cloud su Switch? E dai, voglio chiudere con una terza notizia positiva. Dopo il boom di login che ha mandato in crash i server per settimane, finalmente abbiamo una data in cui Final Fantasy XIV tornerà disponibile per essere acquistato. Il producer Naoki Yoshida ha infatti confermato che il 25 gennaio il gioco sarà di nuovo presente sugli store digitali. Questo perché in quella data sarà aperto un nuovo data center per la regione dell'Oceania, che consisterà in ben 5 mondi differenti. Insomma, dovrebbero terminare così i problemi di login e Final Fantasy XIV diventerà giocabile senza ore e ore di attesa. Inoltre Square Enix ha già in programma di espandere i data center già esistenti per Giappone, Europa e Nord America, con un piano di crescita spalmato su tutto il 2022. Insomma, fra qualche settimana la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Bene così. Ma passiamo alle notizie del giorno. Nel suo podcast più recente, l'insider Nate The Eight ha dato un quadro complessivo di come, secondo lui, Nintendo si muoverà nel 2022. E ci sono delle prospettive molto interessanti. In tanti casi si tratta semplicemente di prediction e ipotesi, ma tutte queste speculazioni nascono da delle conoscenze di base che danno un certo valore speciale alle parole di Nate The Eight. Mica è un poro qualunque. Vediamo quindi cosa ne possiamo ricavare. Sono tantissimi i temi toccati in questa chiacchierata lunga, più di un'ora e mezza, che ha visto come protagonisti Nate The Eight e Modern Vintage Gamer, MVG, ma sicuramente la parte più interessante è quella che inizia intorno al minuto 24, indicata come il capitolo Predictions Expectation for 2022. Nate è sempre più convinto che il progetto della trilogia HD di Metroid Prime abbia ceduto il posto a una sorta di remake del primo
primo Metroid Prime, che sarà annunciato entro e non oltre la prima metà del 2022, possibilmente durante il periodo coincidente con l'E3, per essere poi pubblicato verso la fine dell'anno. Il timing sarebbe perfetto. Da una parte si sfrutterebbe l'attenzione mediatica generata dall'ottima ricezione ottenuta da Dread, dall'altra l'uscita cadrebbe in contemporanea con il 20° anniversario della pubblicazione del titolo su GameCube. Discorso diverso invece per Xenoblade Chronicles 3, titolo in sviluppo ormai da anni che sarebbe dovuto uscire o almeno essere annunciato già nel 2021, ma per problemi insorti durante lo sviluppo, molti dettati dalla pandemia, il progetto avrebbe subito dei corposi ritardi. Il gioco addirittura potrebbe essere slittato al 2023, ma ciò non toglie che quest'anno potremmo iniziare ad avere le prime informazioni a riguardo del nuovo progetto mastodontico targato Monolith. Ottime notizie invece per i fan di Fire Emblem: ci sarebbero ben due titoli in sviluppo, uno portato avanti dal team di Three Houses, progetto portato a casa sostanzialmente da Koei Tecmo, che sarà una sorta di seguito concettuale di quanto visto nel precedente capitolo, uscirà nel 2022 e punterà a migliorare tutto quello che si è visto su Three Houses, mentre Intelligent System è al lavoro sul remake di Genealogy of War, che vedrà però la luce nel 2023. È un nome molto particolare perché i rumor più recenti in realtà puntano tutti quanti su altri remake di capitoli storici della saga. Staremo a vedere se Nate Yate ha ragione. A questo punto Nate e MVG si lanciano in una prediction. Ci sarà sì un altro gioco Pokémon a fine anno, ma è troppo presto per la nona generazione. Lo scenario più plausibile è l'uscita di un titolo in stile Let's Go, che sicuramente verrà disprezzato da tutta la fanbase, ma anche questo venderà milioni e milioni di copie. Passiamo ora a due icone fondamentali della scuderia Nintendo, Super Mario e Donkey Kong. Qui si va nel territorio delle speculazioni pure, ma secondo i due insider non sarebbe così assurdo sperare in un Super Mario in 3D entro la fine dell'anno, magari un Odyssey 2 che sfrutti quanto visto in Bowser's Fury, un'operazione dal tempismo perfetto per rilanciare l'ondata di interesse verso il brand causata dall'uscita del film, prevista per fine anno. Molto più cauti nei confronti di Donkey Kong, progetto di cui non si sa nulla se non che sia in sviluppo. Non ci sono neanche notizie certe se sia un platform in 2D o in 3D. Un'uscita per il 2022 è altamente improbabile. Nate ritiene verosimile un annuncio legato all'espansione del parco a tema Super Nintendo World, quindi per un 2023 inoltrato. Prospettiva che mi fa male al cuore. I due ridono all'ipotesi di un Mario Kart nel 2022, troppo presto per vedere il successore di Mario Kart 8, che comunque di sicuro sarà in sviluppo. L'elefante nella stanza è il seguito di Breath of the Wild e Nate sposa l'idea, così come MVG, che non sia così scontata un'uscita prevista per il 2022. L'obiettivo di Nintendo è quello di uscire entro dicembre, ma il nuovo Zelda potrebbe essere tranquillamente rinviato ai primi mesi del prossimo anno per rifinire nei minimi dettagli quello che è uno dei giochi più attesi del decennio. Non manca però spazio anche alle produzioni esterne, e anche qui ci sono delle bombe niente male. I fan di Persona potranno gioire: Persona 4 Golden farà il suo debutto su Switch e PlayStation nel 2022, mentre Persona 6 sarà annunciato come esclusiva PlayStation 5, molto probabilmente in chiusura dei festeggiamenti per l'anniversario della serie. Brutte notizie per Mario & Rabbids, o almeno così sembrerebbe. Gli sviluppatori di Ubisoft stanno in tutti i modi cercando di uscire entro la fine dell'anno, ma in base alle informazioni che sono arrivate all'insider, il gioco molto probabilmente slitterà al 2023. In chiusura, altre due serie storiche, Resident Evil e Final Fantasy. Non è ancora chiaro se Resident Evil Revelations 3 sia effettivamente in sviluppo, c'è molta segretezza intorno al progetto, mentre per i due insider non ci sono dubbi, le pixel perfect remaster dei Final Fantasy arriveranno anche su Switch nel 2022. Sarà interessante vedere nel corso dell'anno quante di queste prediction si avvereranno. Io le reputo tutte quante verosimili, o se non altro danno degli interessanti spunti di riflessione. Voi poracci cosa ne pensate? C'è veramente spazio per tutto questo ben di Dio nell'arco di soli 12 mesi? E questo poracci era tutto per oggi e anche per la settimana. Come al solito vi aspetto qua sotto tra i commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video e niente. Voi mi raccomando, riposatevi, riguardatevi, fate i bravi e nerdate duro, ma soprattutto riguardatevi. Io sono il Paro Nate, Michele Hate. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ma sto in formissima! Una puntata informissima! Ma.